Buongiorno a te, nostri telespettatori dalla Prefettura di Milano. Come dicevi, un vertice molto atteso in città oggi con il Ministro Piantedosi nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. È stata affrontata la situazione della sicurezza in città, c'è attenzione, ma la situazione non è fuori controllo qui come nel resto del Paese. Così il Ministro dell'Interno, che ha fatto il punto anche su alcune delle zone più delicate della città, in particolare sulla stazione centrale, dove ci sono state nelle scorse settimane alcuni episodi di aggressioni e di violenze sessuali. I reati in quel quadrante della città sono calati del 39% nel primo quadrimestre dell'anno rispetto agli ultimi dati disponibili, quelli del 2019. E poi sulla richiesta avanzata dal sindaco Sala di nuovi agenti di polizia che possano effettuare il loro lavoro a Milano, la promessa del ministro: saranno al netto dei pensionamenti 250 nuovi arrivi nel corso del 2023. E poi una ultima nota, una battuta che andremo adesso ad ascoltare del ministro Piantedosi rispetto all'immigrazione: non c'è correlazione tra immigrazione e criminalità, anche se appunto l'immigrazione aumenta le fasce di marginalità. Sentiamo proprio Piantedosi e poi la linea allo studio. L'immigrazione, per sua fisiologica vocazione, tende ad essere fattore di alimentazione delle sacche di emarginazione, per evidenti ragioni. È soprattutto un'immigrazione prevalente di fasce di età giovanili che statisticamente da sempre, a prescindere dall'immigrazione, sono quelle che concorrono alla commissione dei reati. Sì, sicuramente l'immigrazione incide in maniera importante, come abbiamo rilevato, ma senza che questo sia letto come dato, come uno stigma, come dire l'immigrato in quanto tale ha una sua naturale propensione al reato che invece noi italiani non abbiamo. Così, ahimè, non è. Ecco, potrei citare dei casi qui a Milano. Se uno guarda gli ultimi anni, a proposito del reato tra i più odiosi, violenza sessuale, abbiamo avuto esempi come quello di cui parliamo oggi, ma abbiamo avuto esempi, no, anche di una certa sensibilità, di una certa gravità, anche di italiani.